Una presa di posizione netta e senza mezzi termini contro la somministrazione dei vaccini nelle farmacie, a rischio la sicurezza delle persone. Con questa motivazione l'Ordine dei Medici di Lucca dichiara di essere contrario a quanto previsto dal decreto sostegni che dà il via libera ai farmacisti di somministrare direttamente il vaccino, previa frequenza di corsi di abilitazione ed escludendo dalla vaccinazione i soggetti di estrema vulnerabilità o chi abbia avuto pregresse reazioni allergiche gravi. Anche l'Ordine di Lucca esprime contrarietà perché tutte le operazioni connesse con l'atto vaccinale sono di pertinenza medica, la raccolta della storia clinica del paziente, il consenso, l'inoculazione stessa, la valutazione di eventuali effetti avversi che possono avvenire durante e dopo la vaccinazione, la stessa terapia in urgenza della vaccinazione sono tutti atti di pertinenza strettamente medica. Un attacco diretto, quello dell'ordine presieduto da Umberto Quiriconi, che definisce la pratica della vaccinazione eseguita al di fuori di un contesto sanitario appropriato un disdicevole esempio di pressapochismo normativo che costituisce, sottolinea, una pratica potenzialmente in grado di mettere in discussione la sicurezza delle persone. L'ordine in sostanza sostiene che la somministrazione possa avvenire in sicurezza solo in presenza del medico o dell'odontoiatra e che non possa essere delegata ad altre figure sanitarie, ad eccezione dell'infermiere sempre affiancato dal medico. Noi facciamo questo non per campanilismo, ma perché siamo sinceramente preoccupati per la salute e per la sicurezza dei pazienti. Noi pensiamo che queste operazioni possano svolgersi esclusivamente sotto la supervisione del medico.